L'indotto della moda, eccellenza italiana, sta subendo notevoli perdite a causa dell'emergenza coronavirus. Si tratta di un settore che consente di far lavorare migliaia di persone in Italia. Le collezioni estive ormai sono perse. La crisi sanitaria ed economica scoraggia anche più facoltosi a fare acquisti. Ma c'è chi non riesce a rinunciare al marchio, nemmeno nella fase di emergenza, scegliendo di tutelare la propria salute con mascherine griffate a prezzi smisurati. C'è chi si è convertito a fare mascherine di un certo tipo per la beneficenza e c'è chi si è convertito a fare mascherine per il lusso. Tanta gente sui social mostra con orgoglio queste mascherine griffate, avendole pagate, non lo so, cifre non meno di 200 euro. E per carità, ci sta tutto il logo, il marchio e tutto quanto, però mi pare anche esagerato. Certo. Con Antonio Martino, affermato stilista originario degli Alburni, con profondi legami verso il territorio di origine, abbiamo parlato di come l'emergenza sanitaria abbia provocato importanti ripercussioni su tutto l'indotto moda. Antonio, apprezzato stilista, veste molte donne del mondo dello spettacolo italiano, tra cui Simona Molinari. Diciamo che purtroppo per la moda la stagione estiva ormai è andata, insomma questa stagione qui non se ne farà uso, oppure tutto quello che è stato prodotto fino adesso non ci saranno le vendite. Il vero dramma è per tutti, ma i mercati, le grandi aziende, quindi i grandi marchi proprio, avranno comunque delle grosse difficoltà, perché loro avendo tantissimi dipendenti, cioè se salta una stagione rischia di saltarne anche un'altra, perché poi la moda, lo sai, la prepariamo un anno prima. Sì. Quindi se tu adesso fermi, tu non solo hai fermato l'estate di quest'anno, ma se non riparte per tempo, fermiamo anche l'estate dell'anno prossimo e anche l'inverno, perché tutto è lavorazione. Quindi diciamo che così ci giochiamo 2 anni di produttività e questo comporta il fatto che aumenteranno sicuramente i licenziamenti, perché è tutto veramente un momento molto, molto drammatico. Antonio ha presentato a gennaio ad Alta Roma 2020 la sua ultima collezione ispirata all'Oriente e ad una figura leggendaria. Una collezione in cui prevale la cromatura del blu, colore di tendenza del prossimo inverno. La collezione si è ispirata all'Oriente, ma in particolare sia alla donna samurai, che non sapevo neanche l'esistenza ovviamente che ci fossero le donne samurai, che sia una leggenda, una famosa leggenda d'amore orientale, che è la leggenda di Tanabata, che dove si narra di questi due amanti che si possono incontrare per volere degli dèi soltanto una volta all'anno, che sarebbe il 7 luglio, e dove in questo giorno tutti quanti gli rendono omaggio facendo grandissime feste, in più appendendo agli alberi delle frasi d'amore, come un pegno d'amore, anche dei desideri d'amore in realtà. Quindi questa è tutta una collezione ispirata un po' in realtà sarebbe poi per l'inverno prossimo, ed è una collezione composta da cappotti che riprendevano un po' questa foggia molto rigida delle forme dei samurai, ma anche dalla raffinatezza e dall'eleganza, dalla sensualità di una donna che indossava proprio queste armature. L'intervista integrale ad Antonio Martino è visibile sul sito di Italia 2 TV, www.italia2tv.it. Con lo stilista originario di Rossigno abbiamo parlato della fase 2 dell'emergenza, dei prossimi impegni e del suo legame con il paese di origine.